a Timișoara, città della Romania, per parlarvi del Ripensia, una società dal passato glorioso che ricorda molto quello degli esordi dell'FBC ed è un presente ricostruito grazie all'impegno di imprenditori locali e del proprio pubblico. Quindi insomma una bella storia a lieto fine che sicuramente potrebbe essere d'esempio per il nostro caro FBC Saronno. Il Ripensia, dai colori giallo-rosso, come si può vedere, nasce nel 1928 su azione del responsabile del distretto. Si pensa che il nome deriva dall'antico nome della provincia di Timișoara. Il Ripensia parte subito alla grande, vince il suo primo campionato e si conferma fra le realtà più valide del calcio romeno. La decadenza inizia dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando per la ripartenza, al termine della guerra, viene costretto a partire da una divisione decisamente bassa, a causa dello scarso appoggio del Partito Comunista che considera i club professionistici come fumo negli occhi. La ripartenza viene fatta con una buona stagione, che si guadagna subito la promozione, ma poi incomincia un lento decadimento fino al fallimento finale. La storia della società riparte nel 2002, quando per la prima volta un gruppo di imprenditori chiede di poter utilizzare il marchio Ripensia. E si riesce a concretizzare questo progetto solo nel 2012, quando gli imprenditori fanno ripartire la società, che riparte dall'ultima categoria romena e poco a poco scala le classifiche. Uno dei segreti del successo della rinascita della squadra è proprio fra gli abitanti di Timișoara. Sì, perché legato alla rinascita del 2012 c'è il progetto di azionariato popolare. Anche oggi sia romeni sia stranieri possono iscriversi e acquistare una quota della società. È aperto anche ai minorenni, ma serve l'autorizzazione dei genitori. Quando ci si iscrive bisogna pagare il proprio contributo. 120 lei per gli adulti e sono previste quote ridotte per i bambini e per gli anziani, che si fermano a 60 lei, circa 13 euro. Cosa succede quando ci si iscrive? Si viene invitati alla prima partita in casa della società e nello stadio, che è quello che abbiamo visto negli altri servizi, il presidente della società dà il benvenuto al nuovo arrivato consegnandogli la tessera e una sciarpa da sfoggiare allo stadio. L'azionista non si limiterà a poter seguire le partite, ovviamente pagando il biglietto, ma avrà anche la possibilità di dare il proprio contributo alla crescita della squadra partecipando ad assemblee. C'è anche un legame fra la società Ripensia e l'Italia. Nel 1938, nell'ambito della Coppa Mitropa, infatti, la società di Timișoara ha incontrato il Milan e l'incontro si è concluso favorevolmente per i romeni, visto che nel primo incontro in casa qui a Timișoara ha vinto la squadra locale per 3-0. Al ritorno a San Siro ha vinto il Milan per 3-1. Una giornata in giro per Timișoara non può che concludersi in Piazza Uniri, è la piazza dell'Unità, come la chiameremmo noi in italiano, familiarmente chiamata dai residenti Piazza del Popolo. È qui che ci sono alcune delle attrattive più belle della città, come il Duomo, il Palazzo Barocco e anche questi edifici appena restaurati molto, molto colorati. Qui è anche possibile sedersi all'aperto e bere qualcosa, soprattutto nelle calde estate romene, veramente piacevole. Tra le bevande che si possono prendere quando si è seduti al fresco in un bar a Timișoara c'è la socata, che è una bibita preparata con fiori di sambuco, lievito di birra, zucchero e limone. Viene servita in diversi modi, in particolare in questo bar viene data con alcuni pezzi di uvetta all'interno. Viene lodata in tutti i locali per le qualità detossicanti, contro il colesterolo e insomma un modo diverso di prendersi una pausa. L'ultima tappa non può che essere quella gastronomica, è una cucina molto semplice, dai sapori molto simili a quelli italiani. Si trova nei ristoranti tipo queste, che sono tutte un po' taverne, molto, molto tipici, si può trovare anche la pasta, ma ovviamente la cosa migliore è tuffarsi nei sapori locali. Per esempio questi sono due piatti a base di polenta, questo col formaggio e questo invece con carne di maiale.